Il romanzo di cui stiamo parlando, che è il mio ultimo, Mi spiacerà morire per non vederti più, è anche molto incentrato sul tema connesso a quello dell'innamoramento, della bellezza, del potere della bellezza. La bellezza di cui è stato detto da Oscar Wilde che è l'unica cosa che vince la forza del tempo, di cui è stato detto da John Keats che è un frammento d'eternità, a thing of beauty is a joy forever, ed è stata definita da Proust una promessa di felicità. Ecco, questa mi sembra una delle espressioni più vicine a quell'oscurità di cose contrastive e contraddittorie che noi proviamo quando godiamo della bellezza, perché la bellezza è anche spavento, è spavento e come il sublime, no? Quando è a livelli altissimi, pensiamo gli attimi della bellezza della musica di Mozart, gli attimi della contemplazione della bellezza dei prigioni di Michelangelo, della Cappella Sistina, gli affreschi della Cappella Sistina, delle Madonne di Raffaello. La bellezza è disseminata nell'arte ed è offerta gratuitamente nella natura. Lo spavento della bellezza è quello che coglie in Thomas Mann, nella Morte a Venezia, Gustav von Aschenbach davanti a chi? Alla bellezza angelica e febica di Tazio, no? Che viene a essere lì si sente un grande problema che hanno gli artisti, la terribile fatica che hanno gli artisti a crearla la bellezza, la impresa faticosa che è la creazione della bellezza, che costa tanta sofferenza, tanto dispendio di energie, tanta concentrazione, tanta fatica nella mente della creativa, e la gratuita facilità scontata, donata, inconsapevole, con la quale invece la natura la dà la bellezza in forma assoluta, senza sforzo alcuno. Quando si contempla la bellezza di una bellissima ragazza contadina di una dimensione cioè culturale o economica molto bassa, sociale, l'equivalenza della scala, no? Si fa, lo diceva anche Pasolini, la grande bellezza superiore si offre negli estremi della scala sociale o nelle altezze reali, la cui bellezza diafana, pensiamo, non so, Elisabetta di Baviera, e anche la nostra ultima regina d'Italia, Maria José, era così, la bellezza offerta, come dire, dal filtro del sangue dell'educazione, nel sommo della scala, dell'eleganza suprema, oppure quella di alcune contadine o pescivendole o che so, o persone di umilissimi origini natali che l'hanno innata, perché questa piove dove vuole, la natura la fa piovere dove vuole, poi la storia la filtra e la lima, un po' come fosse un'opera d'arte. Luchino Visconti ha capito benissimo questa cifra della bellezza aristocratica in Ludwig, nel Gattopardo, ma anche Umberto Saba in quella poesia madrigale per la duchessa d'Aosta, quando vide le mani nella bottega di Braio dove lui vendeva libri, la duchessa d'Aosta, dove anche viveva nel castello di Miramare vicino a Trieste, venne a comprare un libro, vide le mani sporgersi per il pacchetto e rimase colpito da quelle mani boldiniane, Boldini le ha dipinte, le tue mani per farle ci vollero 2000 anni di storia di Francia. Ecco, la bellezza è questa dualità offerta gratuitamente dalla natura, conquistata con fatica dalla cultura, dall'arte, che è illuminata da questo sguardo, ma la bellezza poi diventa l'acciarino della riproduzione della specie, perché è il richiamo per le allodole per creare e generare un'altra forma viva che sia imitativa di quella, che sia replicante quella bellezza che noi abbiamo contemplato e di cui ci siamo innamorati. Noi la inseguiamo, la bellezza, ed è lo strumento, il richiamo dello specchio per le allodole della specie perché l'individuo si riproduca. Questo è Platone. La bellezza eccita il desiderio perché si cerca di riprodursi nella bellezza e quindi va verso la direzione dell'eternità.